Buongiorno e bentornati su Gold Rush, la serie. Siamo sul mio canale, io sono TufoMix e siamo quindi su YouTube. Benvenuti a tutti, quindi giovani, meno giovani, ragazzi, ragazze, bambini, bambini, uomini e donne. Questo è un gioco per tutte le fasce di età, quindi non ci fanno discriminazioni. Ok, dove siamo? Praticamente siamo in un'altra giornata. Eravamo rimasti che avevamo praticamente venduto qualcosina, sistemato un po' di roba. Adesso siamo qua nella nostra zona di scavo, ma vorrei anche farvi vedere che cosa è successo. Allora, innanzitutto abbiamo fatto delle modifiche, ci siamo leggermente, c'è un po' buio, ci siamo leggermente spostati, abbiamo scavato tutto qua attorno praticamente e abbiamo spostato il nostro macchinario più in qua e ci siamo messi a scavare qua perché se no finivamo dentro con la macchina e tutto dentro un buco e diventava una cosa non simpatica da fare. E a questo punto abbiamo anche sistemato alcune altre cosette, vediamo se no, non è questo, questo non serve a niente, torniamo così. Abbiamo sistemato alcune cosette, abbiamo messo collegato anche il separatore d'oro, questo dove si mettono poi i secchi. Abbiamo messo questo che è per la magnetite, ma al momento ancora non abbiamo magnetite da lavorare. Tutte le nostre i nostri bidoncini, i nostri secchielli e la nostra benzina tutta qua, compreso un cavo di scorta, due lucine, altra benzina qua, ma siamo carichi completamente sia la pompa dell'acqua e sia il generatore. Perché vi dico questo? Perché abbiamo fatto, sistemato un po' di cose e andiamo subito a vedere, vi faccio vedere innanzitutto cosa abbiamo fatto. Entriamo nella nostra macchinina, innanzitutto qua mettiamo in moto, no, così si sente, abbiamo sbagliato, freno mano. Ok, praticamente vi faccio vedere il tutto che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un po' di pulizia. Abbiamo tolto tutta la nostra roba che c'era qua. Vedete un po' di pulizia completa, non c'è più niente. C'è solo il generatore, è qua. E basta. Non c'è più niente. Oddio, abbiamo spaccato completamente un Madonna, l'abbiamo rotto di brutto. Ammassa, abbiamo. Vabbè, l'abbiamo investito il nostro. Proviamo, vediamo se riusciamo a prendere sto affare. Eh no, qui bisogna mettere il freno a mano, se no ce ne va via. Ok. Abbiamo messo questo affare qua sotto, porcaccia miseria, si riesce a prendere. Sì. E lo mettiamo per il momento qui sopra, dai. Ok, stavamo dicendo, torniamo dentro, togliamo il freno a mano. Abbiamo messo tutta la roba che ci avanzava, tutto quello che abbiamo, che ci è rimasto, che non è in uso, tutto quanto qua. Ben sistemato, vedete, abbiamo messo tutto qua. C'è una batteria per la macchina che può servire se rimaniamo a piedi. Tutti i vari tubi. Abbiamo messo anche i nostri tappetini, tutti i tubi sottili, abbiamo messo i vari marchi ingegni, abbiamo messo i cavi della corrente, abbiamo messo il riparatore di potenza, tutti i cavetti grandi e piccoli, praticamente tutto quanto qua, altre cose varie qua sopra, un filtro di pompa, un riparatore idraulico, un raccordo. Un'altra pompa dell'acqua, i cavi grossi, il crick e la gomma di scorta. Tutto quanto l'abbiamo messo qua per non lasciare tutto in giro. Eventualmente, quando occorre, passeremo a prendere quello che ci serve. E qua di fianco vi faccio vedere un'altra cosa. Possiamo vendere il materiale. Abbiamo venduto praticamente lo scolmo, quello che andava senza acqua. E anche i due pezzi, come si chiamano pure, le canalette, insomma quelle dove mettiamo i tappetini,
abbiamo messe qua sopra nel piazzalino qua, oppure si possono mettere anche qua dentro al container, si va alla cassa e si vede quello che si può vendere, che ti danno. Non ti danno praticamente niente, quasi niente, pochissimi euro. Va bene. Detto questo, adesso torniamo esattamente dove c'è il nostro grande buco. E innanzitutto, prima di iniziare a fare i lavori, io volevo ringraziare tutti coloro che si apprestano o che stanno guardando o che hanno visto questo video. Fermiamoci qua così, non andiamo troppo oltre. Volevo ringraziare anche tutti coloro che mettono un mi piace, mettono un commento. Ringrazio tutti quanti per la cortesia che mi fate. Sapete benissimo che con un'iscrizione, se non l'avete ancora fatta, fatela. Attivate la campanellina, sarete sempre avvisati ogni qualvolta metterò un nuovo contenuto. Con l'iscrizione, dicevo, e con i like, con i mi piace, con i commenti, mi aiutate a crescere. Tutto serve per aumentare la crescita del canale. Con il canale che cresce, ovviamente potrò portare anche più contenuti. Quindi alla fine del video, se questo vi è piaciuto, ragazzi, un like. Un commento, scrivete quello che vi pare, quello che volete, cercherò di rispondere a tutti quanti. Ok, a questo punto siamo qua. Possiamo anche accendere il tutto perché poi noi andiamo sulla scavatrice e cominciamo a buttare dentro qua. Vediamo se c'è già il secchiello, non mi ricordo. Il secchiello. Non c'è il secchiello. Forse il secchiello andava messo qua. Andiamo a prendere subito un secchiello. Ce lo siamo persi? Eccolo qua. Potrebbe essere vuoto, in teoria, sì, è vuoto. E lo portiamo direttamente là. Bisogna anche stare attenti ai fili perché dobbiamo saltarli quando li vediamo. Ok, questo lo mettiamo tranquillamente qua. Perfetto, abbiamo tutto collegato, il nostro impianto di lavaggio, quindi a questo punto bisogna anche accendere il tutto. Accendiamo il tutto, accendiamo sia la corrente da qua, così accendiamo il nostro generatore e accendiamo anche la nostra pompa dell'acqua, che dovrebbe essere questa per accenderla. E dovrebbe andare il tutto. Andiamo direttamente qua. Accendiamo anche il nostro marchingegno perché se non lo accendiamo non fa nulla. Andiamo qua sopra. Per salire bisogna fare il giro per di qua. Com'è messo qua? C'è da scavare? Possibilmente sì. Ok, scaveremo dall'altra parte per evitare di caderci poi dentro. Entriamo. Abbiamo vari visuali qua adesso, ovviamente. Vari visuali, vediamo di. C'è un buio terribile, vediamo se ci fa un po' di luce, poco e niente. Va bene. Allora, con il comando L3 cambiamo la modalità da scavatore. Accendi il motore, ovviamente. Ok, abbiamo varie possibilità di visuale. No, ecco così, sapevo che buttavamo tutto quanto a terra. Dobbiamo cercare la posizione ideale perché non mi ricordo, non è facile, bisogna riuscire a capire.
vediamo la posizione ideale migliore per capire come siamo messi. Allora, se io adesso spengo così, vado dal di fuori, l'attiviamo ancora, ok. Allora, vediamo di fare che ho buttato tutto fuori, ho buttato tutto fuori. Qua c'è la nostra macchinina, quindi andiamo dall'altra parte, possibilmente scaviamo dall'altra parte. Devo trovare la maniera di vedere bene, vedevo così bene l'altro giorno, adesso non riesco più a capire perché. Andiamo all'interno e vediamo un po' di regolarci. Abbiamo cambiato un po' la posizione e stiamo scavando e vediamo un po' che cosa succede. Vediamo, intanto stiamo un po' cercando di scavare un pochino. Ok, vediamo ancora qua così. Abbiamo trovato anche un'altra pepitina, ragazzi, le pepite non fanno mica male. Ok, andiamo così. Tutto dentro, ok, altro 17%, siamo al 30% praticamente di riempimento. Adesso qua facciamo così perché là c'è un po', c'è la terra, però purtroppo ho beccato poco qua, qua ho beccato poco. Veniamo così, alziamo. Vabbè, qualcosina abbiamo beccato anche qua, l'importante è scavare dove si può. Ecco qua, ragazzi, attenzione perché c'è ok, qua va bene, molto bene. Solleviamo con calma perché è un lavoro abbastanza anche impegnativo e non è che sia poi così facile come... dentro, vediamo di riempire. Cos'è, pieno? Perché non ce lo fa più prendere? Vediamo. Ok, su, così, su ancora un po', così, vai. Ok, 34%, andiamo giù ancora qua così. Ancora qua così. Abbiamo sbagliato probabilmente. Non è facilissimo, non è facilissimo, ragazzi. Andiamo un po' dietro qua, vediamo se riusciamo qua.
Lo so, qua purtroppo non è proprio. Ok. Vediamo se viene su qualcosa, sì. Chiudiamo, ok. Ok, 37% e bisogna andare un po' anche in qua e là perché purtroppo siamo in una posizione, vediamo qua se riusciamo. Perfetto, torniamo ancora qua. Ragazzi, devo riempirlo tutti, quindi non voglio annoiarvi. Al momento siamo arrivati a 1046 di oro. Il bidoncino qua al 35%. Mi ha trovato delle altre pepite. Io continuo a scavare e ci vediamo fra qualche minuto o mezz'ora, non so. Tra poco, via. Siamo quasi arrivati a riempire al 100% il nostro separatore di pepite di oro. Adesso vediamo di il nostro raccoglitore, vediamo un attimino, no, di non perdere tutto qua perché ok, chiudiamo un attimino questo, tiriamo su, andiamo di qua. Perfetto. E dentro anche questo. Vediamo quanto siamo arrivati, 95%, 96. Quasi 97, facciamo un'altra scavatina qua, vediamo. Ok, siamo a 98, mi sa che arriviamo a 99. E mi sa che siamo a 100, perfetto. Quindi facciamo così, questo lo mettiamo qua in su, possibilmente, aspetta, non riesco a chiudere questo, ok. Lo mettiamo qua. Spegniamo il motore, accendiamo. No, le luci sono accese, ragazzi, se non spegniamo le luci qua, mandiamo tutto a monte. Allora, una, due, non riesco a capire le luci quali sono. Accendi il motore se vanno male le braccia. Allora, accendiamo il motore. Poi io voglio vedere le luci. Facciamo così. Sono spente le luci, speriamo di sì. Spegniamo il motore, freno a mano, l'abbiamo messo, siamo scesi. Sì, le luci sono spente, ok. Quindi a questo punto dobbiamo andare saltando. Abbiamo scavato anche qua, porca miseria. Andiamo qua. Ah miseria, abbiamo fatto un buco qua di fianco che non è il massimo di quello che potevamo fare. Va bene, andiamo a spegnere l'interruttore. Prendiamo il secchio. Andiamo. Intanto lo appoggiamo un attimino qua perché voglio spegnere. Fermati lì. Voglio spegnere tutto, se no consumiamo un casino di tutto quanto. E spegniamo anche questo. Ok. E adesso a questo punto lo mettiamo qua. No, non bisogna spegnere però il generatore, ragazzi, ci vuole ancora tutto perché mi sono sbagliato io. Se spegniamo tutto non va niente. Quindi ci vuole questo, il secchio, si mette qua, tutto dentro.
È già attivo, lo mettiamo giù. L'interruttore deve essere da qualche parte, deve essere l'interruttore, deve essere da qualche parte qua. Vediamo, siamo a 1179, attiviamo. Vedete che aumenta 1100, 1200, sta aumentando l'oro trovato. Ovviamente abbiamo trovato anche delle pepite, cioè non sarebbe tanto oro così. Comunque dai, forse siamo a 1,3 kg di oro, ci possiamo arrivare a 1,3 kg, dai, dai, su un piccolo sforzo, 1,3 kg. 1,3 kg, aumenta ancora. Ok. Quindi spegniamo questo, ragazzi, spegniamo tutto perché non ha più senso far andare tutta questa corrente, tutta questa acqua, spendiamo solo dei gran soldoni. Come si è messo di fornimento 57, quindi direi di rimpinzare il tutto. Di rimpinzare il tutto, vediamo. Questa è vuota, quindi questa la mettiamo sul furgone perché bisogna andare a riempire. Dov'è? La mettiamo. Dietro è questo, ragazzi, la mettiamo qua. Ne abbiamo dell'altra, là, di taniche, usiamo le altre. Dovremmo avere questa che dovrebbe essere ancora piena e la usiamo qua, vediamo. Sì, la prendiamo e la mettiamo qua e la mettiamo. Questa è vuota, perfetto. La prendiamo, andiamo anche questa a portarla lassù, così poi la portiamo a riempire. Abbiamo un serbatoio qua vicino, ragazzi. Abbiamo messo il serbatoio. Comprato un serbatoio riempito di benzina e messo praticamente da qualche parte. Da qualche parte qui in giro c'è, lo troveremo. Sì, c'è. L'ho messo dall'altra parte vicino alla tenda, ragazzi. È vicino alla tenda. Quindi a questo punto abbiamo qua delle altre taniche piene. E prendiamo una delle taniche piene che abbiamo qua. Prendiamo questa. E andiamo a rimpinzare di dovere quello che non è ancora pieno. Questo è 70%. Vai. Perfetto, prendiamo la tanica, la mettiamo qua. Prendiamo il secchiello, dov'è il secchiello che l'ho visto prima, che è vuoto, lo riportiamo al suo posto. Lo rimettiamo qua, tranquillo, e abbiamo adesso 1300, possiamo andare direttamente. Possiamo anche spegnere le luci, ci si vede, insomma ci si vede non tanto, ma un po' ci si vede. Andiamo subito dal nostro amico Fabbro. Allora, mettiamo in moto, togliamo il freno ma no. Il freno mano è questo. Vabbè, abbiamo beccato un paletto subito. Cerchiamo di ricordarci la strada e andiamo dal nostro amico meccanico. Andiamo in città, un po' luce meglio così, si vede un po' meglio. Madonna che botta tremenda! Ma una botta così, Cristo che male. Passiamo, ok, tranquilli così, andiamo verso il nostro amico Fabbro, poi vediamo che altro comprare. Possiamo assumere anche degli operai a questo punto per aiutarci a fare il lavoro perché diventa un po' stressante scavare in continuazione, eccetera. Se abbiamo qualcuno che ci aiuta, tanto meglio. Ok, siamo sempre sul canale YouTube di Tufomix. Siamo con questo Gold Rush. Questa sì, no, fermati. Madonna, e non è che i freni funzionano molto bene su questo mezzo. Non vanno bene per niente. Andiamo di qua. Sbagliavo strada. Dicevo, sarebbe il caso di assumere qualche dipendente per farci il lavoro sporco. Cioè. Qua sta caricando, però noto che da quando l'ho installato, l'ho reinstallato, l'ho rimesso nella memoria interna, nel disco interno, carica meno di frequente probabilmente con l'SD, non lo so. Dai, dai che siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati dal nostro amico Fabros. Ok. Altro caricamount, li fa spesso, però a volte sono anche più leggeri.
Il fabbro è qui vicino, comunque fa quasi giorno, quindi poi torniamo al nostro, alla nostra tenuta là e vediamo che sicuramente sarà messo molto molto meglio. Ok, fermiamoci, freno, motore, scendiamo e vediamo cosa ci darà stavolta. Sono curioso perché di ora ne vedo tanto. Vediamo, buongiorno. 500 fondi. Ok, lo mettiamo qua su, però mi sa che ne abbiamo ancora da fondere, vediamo. Abbiamo ancora 700, abbiamo ancora, dai dai. Ah, ne fa 567 grammi alla volta? Ci vorrà del tempo prima che il fabbro abbia finito. Va bene, aspettiamo. Intanto possiamo aspettare. Niente, vediamo un po' come si fanno assumere i dipendenti perché sono proprio curioso di vedere questa cosa. Andiamo da qualche parte, qua c'era pure scritto qualche cosa. Mappa, ripristina, seleziona, diario. Allora, vediamo un po', qui sono tutti i vari posti, qua abbiamo veicoli, rimorchi, strumenti, pezzi, lavoratori. Lavoratori praticamente è alla fine. Andiamo avanti. Qui ce l'abbiamo. Uso l'escavatore per scavare la terra, prendi il secchio pieno, va bene, lo si mette qua e si mettono a installa il separatore di magnetite. Versa la terra nel separatore di magnetite, installa la tavola di lavaggio. O potremmo anche installare il separatore di magnetite con due secchielli, però ce ne vuole tantissimo di quello, grado 3. Vai al negozio, macchina, acquista, no, aspettiamo per queste cose qua. Quindi ragazzi facciamo questo, abbiamo fatto tutto qua? Vediamo. Che è sta roba? Allora, torniamo qua, eh. Dove siamo finiti qua? Ah, siamo dalla parte di là. Magnetite, eccolo qua, separatore di magnetite, però qua siamo dove c'è tutta la roba che non ci interessa. Ah, ok, guide, bisogna andare di qua, perfetto. Allora, qua abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto tutto, grado 2, il negozio di, abbiamo fatto tutto, il negozio di equipaggiamenti, questo l'abbiamo preso, quindi possiamo prendere, esatto, il separatore di magnetite, ci vuole, quindi a questo punto un tubo, una corrente, due secchielli. Un tubo, ok. Va bene, vediamo di fare il possibile anche per qui. Vediamo se il fabbro ci dice qualche cosa. Ragazzo, ci siamo? Io avrei ancora un po' di oro da fondere, però. Non mi fa nulla, quindi andiamo a prendere niente. Andiamo al limite in banca e torniamo dopo. Adesso scommetti che adesso partiamo ed è pronto? Ci giurerei la camicia. Mettiamo in moto, luce, freno mano. No, il freno mano non è questo, è questo. Ottimo, senza fare nessuna manovra, andiamo direttamente in banca. E andiamo a vedere che cosa ci dà in cambio di questi. Ecco, sapevo io che era pronto. E torniamo all'aula. Prendiamo anche l'auto, è inutile che entro in banca e poi torno fuori, siamo già qua. Prendiamo anche la. Che cosa è successo? Madonna, che botta tremenda! Ho spaccato qualcosa?
Dai qua e non fermarti, tanto è acceso tutto, vediamo. Allora, facciamo anche l'ultimo, fondi. Oh, eccolo qua, subito. Praticamente abbiamo tutti i lingotti. Vediamo dove sono gli altri perché non capisco. Voglio vedere perché non so dove sono tutti i lingotti, io sono curioso di vedere dove ha messo i lingotti. Salta su. Allora, uno. Uno è questo. Uno è questo. Uno è questo. E l'altro sarà qui in giro, vabbè. Comunque sono tre. Chiudi. Cos'è sto a fare qua? Dai. Ok. I lingotti li abbiamo presi tutti e tre, eh? Anche il terzo, eh? Quindi basta lingotti. Ah, ok. Abbiamo l'ultimo lingotto da venire a prendere. È finito. Dammi il lingotto. Ok, grazie caro. E mettiamo su anche l'ultimo lingotto. Lo mettiamo qua. Quindi sono tre lingotti dal fabbro. Lasciamolo qua. Saliamo su. È già acceso. Spegniamo le luci perché tanto ci si vede. Madonna, se fuori sto lampione qua dalla macchina. Freno a mano tolto. Andiamo. Andiamo, sapevo io che mi rompevo i coglioni sta macchinina. Andiamo direttamente in banca, portiamo i lingottoni e ci facciamo i soldoni. Con i soldoni poi vediamo cosa fa. Madonna, mi stai attenti, devi andare piano perché dà delle botte tremende. Ok, freno a mano. Lo facciamo presto qua. Molto presto. Allora, migliora, vendi lingotti, vediamo di vendere i lingotti. Allora, vediamo un po', 512, 512, ok, io li venderei tutti. Ok, abbiamo 62.900 dollari, ragazzi, siamo straricchi. A questo punto ce ne torniamo direttamente al nostro accampamento, carichiamo le nostre due lattine perché sono scarse, il lampione adesso vediamo dove mettere sto affare qua, non saprei dove metterlo, comunque da qualche parte lo mettiamo. Cos'è questo rumore che sta facendo? Ah, ok. Ok, andiamo direttamente, anche per di qua si può andare, andiamo al nostro appezzamento di terra, guarda come viaggia, ok, da fondo si va a sinistra e qua carica ancora come sempre, non so se la musica ragazzi è troppo alta, poi mi sapete dire se vi dà fastidio o se si riesce a sentire la voce, perché a me in questo momento la musica la sento, però non so quanto sia alta la mia voce in confronto alla musica che voi sentite. Intanto cerchiamo di arrivare tranquillamente. Tanto ragazzi, anche se ci inzucchiamo, la macchina si sì, può fare danni, ma in realtà non li ha ancora fatti. Non saprei quanto poi si spende a sistemare la macchina. Comunque abbiamo preso una batteria, abbiamo preso il cric, abbiamo preso le gomme, abbiamo preso alcune cosette che eventualmente ci saranno poi utili se capiterà un guasto. Andiamo tranquilli. Ok.
Madonna, ho beccato un bagaglio qua. Ok, andiamo direttamente dalla nostra cisterna e carichiamo subito, riempiamo di gasolio, di benzina, insomma, quello che è. Ok. Ah, però, l'ho preso anche in pieno. Allora, facciamo così, fermiamo qua. Sto specie di burino e scendiamo. E carichiamo anche l'altro, magari ci può servire. Faranno un po' di luce, non lo so. Va, riportiamo là, vai. Carichiamo anche l'altro. Tanica, ok, qui vediamo anche l'altra tanica, dove sta, dove sta, dove, eccola qua l'altra tanica, perfetto, carichiamo entrambe le taniche, la mettiamo qua. Prendiamo da che parte la pompa, eccola. Ok. Dov'è? Mi è caduta la pompa? Che è successo? Raccoglie. Ah, ok, perfetto. Una. Ok, carichiamo anche l'altra, perfetto. Mettiamo giù la pompassa al suo posto. Dov'è finita? Perché me la butta per terra ogni volta la pompa? Ah, ok, l'ha messa lì, benissimo. Prendiamo adesso, si è bloccato, prendiamo le due tanichine e le portiamo su. Mettiamo la tanichina qua dentro, perfetto. L'altra tanichina la mettiamo anche lei. Molto bene. Saliamo sul nostro mezzo, motore, freno mano, via. E andiamo adesso dovremo cercare di trovare il sistema per. Allora, prendiamo questa che rompe un po' i marroni e vediamo di sistemarlo da qualche parte. Ce lo metteremo qua così per adesso, tanto non ha senso. Lo mettiamo qua, questo, e fa luce là, vabbè. È già collegato questo? Sì. Questo è collegato di qua sì, che ci manca. Ok, è collegato qua. Ah, ci manca un separatore. Porcaccia miseria. Ci vuole un separatore di corrente perché non riusciamo se no ad accendere questo. A meno che non prendiamo il cavo da qua e lo mettiamo là. Volendo, ma non saprei. Comunque adesso vediamo. Allora, intanto andiamo a prendere quell'altra cosetta che c'era qua. Carichiamo giù questo, lo tiriamo giù e lo mettiamo qua da qualche parte, per il momento non serve, lo piazziamo qua, prendiamo le due taniche e poi direi di andare direttamente a prendere quello che ci manca. Tanica. Ok, la tanica è qua. Ok,
Altra tanica, sono un po' un casino, vi voglio saltare, ok? Sì, la tanica dovrebbe essere... Dov'è? È là. Possiamo prima fare così, ok. E questa la piazziamo qua, tranquilla, tranquilla, qui, così. Allora, ci vorrebbe, a questo punto ci vuole un separatore. Il tubo l'abbiamo qua. Che tubo è? Dove va? Ah, questo, il tubo ce l'abbiamo e va attaccato esattamente qua da qualche parte, ma non c'è più spazio. Andrebbe ad un separatore, non abbiamo un separatore, forse. Questo è grande, la corrente ce l'abbiamo, il piccolino sì, il piccolino della corrente per arrivare là l'abbiamo già attaccato, uno è questo, l'altro invece vediamo della corrente come va. Beh ragazzi, facciamo così, lo risolviamo domani perché siamo già arrivati a quarantina di minuti e l'episodio è già andato avanti abbastanza, facciamo così. Ci salutiamo qua, grazie a tutti coloro che sono rimasti fino a questo momento a vedere questo impegnativissimo video di come si trova loro. E vi chiedo ovviamente di mettere un like se volete, un commento, mi fa piacere, mi rende sempre la cosa utile per capire cosa volete di più, cosa vi piace, cosa devo portare, se avete delle domande, dei commenti. Ovviamente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi che è... Fa piacere, serve a far crescere il canale, mi aiuterà tantissimo. A voi non costa nulla, basta fare un clic sull'iscrizione e attivare la campanellina e sarete avvisati ogni qualvolta ci sarà un nuovo video. A questo punto io ringrazio tutti quanti quelli che erano a vedere oggi il video. Vi ricordo domani alla stessa ora più o meno andrà in onda il seguito, vedremo come attivare il separatore di magnetite. Appuntamento domani, ragazzi, e buon pomeriggio, buonasera, buon mattino a tutti quanti, uomini e donne, piccoli e grandi, bambini e bambine, per questo è un gioco per tutte le età. Lo sapete, ve lo dico sempre. Ciao!